Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. Benvenuti, benvenuti su Polis, il racconto dei territori. Oggi parliamo di un paese il cui nome è diventato famosissimo in tutta Italia grazie ad una fiction, un paese immerso nel verde, un paese che si chiama Sacrofano. Sacrofano. Sacrofano sorge sulle pendici del Monte Musino in quello che un tempo era un antico vulcano. È proprio la presenza del vulcano ad aver creato nella zona l'abbondanza di rocce tufacee, di solfatare e di minerali molto rari, uno dei quali, noto come sacrofanite, fu scoperto per la prima volta proprio in questa zona all'inizio degli anni Ottanta. Il nome originario del borgo era Scrofano. Sulla sua origine esistono diverse leggende legate alla presenza di una scrofa che compare nello stemma comunale. Un'altra interpretazione vuole che il nome derivi da Sacrum Fanum, ovvero edificio di culto sacro, riferito al santuario edificato sul Monte Musino. Sulla sommità del monte si trova infatti un sito archeologico che conserva i resti di una fortificazione medievale e tracce di un precedente luogo di culto, forse identificabile con il santuario delle Are Muzie, citato da Plinio e dedicato presumibilmente al culto di Giove Tonante. Nato in epoca etrusca, il paese originariamente si estendeva a valle, una zona che fu poi abbandonata nel periodo delle invasioni barbariche, dando inizio al fenomeno dell'incastellamento, con lo spostamento della popolazione sulla collina e la costruzione di fortificazioni. Gli Orsini presero possesso del feudo di Sacrofano alla fine del 300 e lo mantennero per quasi tre secoli. Nel 1662 il possedimento venne ceduto da Flavio Orsini alla famiglia Chigi. L'originaria rocca, situata nella parte alta dell'attuale paese, è di epoca medievale. Nella prima metà del XV secolo vennero sistemate le strutture difensive. Due torri rotonde furono costruite a difesa della porta romana e venne aggiunta una scarpata contro le mura preesistenti. Tra i monumenti di particolare interesse ricordiamo la chiesa di San Giovanni Battista, risalente al XII secolo, la chiesa di San Biagio, del XV secolo, e il palazzo Placidi Serraggi, costruito nel 1700 in stile tardo barocco. Il comune fa parte del Parco regionale di Veio. Nel territorio si estende un'ampia area a bosco, chiamata Macchia di Sacrofano, che include la collina di Monte Musino, una zona interdetta al traffico di veicoli, ma che è possibile visitare a piedi, a cavallo e in mountain bike. Numerosi sono gli eventi storici e culturali organizzati nel paese. Fra questi spicca il Palio della Stella, una sfida a cavallo fra le diverse contrade, che si svolge ogni anno all'inizio di settembre. Sindaco di Sacrofano è dal 2018 Patrizia Nicolini, eletta alla guida di una lista civica. Venite a trovarci! E l'abbiamo appena vista nel video, Patrizia Nicolini è qui con noi, è il primo ospite di oggi, benvenuta! Grazie, buon pomeriggio a tutti e ancora grazie per l'invito.
Buon pomeriggio a lei. Allora, la cosa particolare è essere sindaco di una città con tanta storia alle spalle. È una città, come abbiamo visto nel servizio, che nasce addirittura in epoca etrusca. Una bella responsabilità avere la guida di quasi 3.000 anni di storia. Beh, le responsabilità dei sindaci sono tantissime, questa sicuramente è una tra le più piacevoli e di cui andare fieri. Sono le nostre origini, la nostra storia, le nostre radici, e quindi diciamo su questo si costruisce la nostra identità come comunità di cui siamo orgogliosi e fieri, e sono orgogliosa e fiera di guidarla. Ecco, un'identità, abbiamo visto anche altre immagini, il Parco di Veio, il Monte Musino, in cui è immerso il paese di Sacrofano. Ecco, una domanda che le volevo fare: in questi ultimi anni moltissimi romani soprattutto si sono trasferiti proprio a Sacrofano, non c'è il rischio che questo Eden verde che abbiamo visto nelle immagini si trasformi in una sorta di piccola metropoli a nord di Roma? Assolutamente il contrario, mi sento di poter dire che si è trattato di una scelta sulla qualità migliore della vita, e quindi chi ha scelto di venire a vivere a Sacrofano, che appunto fa parte di un'area naturale protetta, l'ha fatto perché ama il verde, vuole custodirlo, vuole mantenerlo, vuole valorizzarlo. Ecco, un verde anche quello ricco di storia, come abbiamo sentito, ne parleremo anche nelle parti successive di questa nostra trasmissione. E a proposito di storia, un pezzo di questa storia è rappresentata anche da quel Palio della Stella che ci sarà proprio la prossima settimana, domenica 10 settembre. E qui con noi, oltre al sindaco, c'è anche l'assessore alla cultura Wanda Braghetta, a cui do il benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera. Allora, un palio che è storia ma che è anche presente e che è anche futuro, che ha avuto poi una trasformazione in questi ultimi anni, dall'anno scorso. Diciamo che siamo quest'anno alla 28ª edizione del palio. Negli anni precedenti si teneva diciamo nel centro storico, dallo scorso anno invece ci siamo trasferiti in località Noceto, che è uno spazio bellissimo verde che appunto accoglie sia la sfida dei cavalieri della giostra, diciamo la sfilata in abiti d'epoca, e una serie di attrazioni e animazioni sempre relative comunque al nostro palio. Ecco, tra l'altro il vostro paese di Sacrofano è un posto anche molto ricco da un punto di vista culturale, sono diverse le iniziative oltre al palio che vengono organizzate nel vostro comune, che tra l'altro ha aperto da poco, se non sbaglio, un teatro comunale. Sì, tornando un attimino al palio, quest'anno diciamo è anche arricchito dalla corsa dei cavalli mezzo sangue che si terrà il sabato 9, quindi diciamo il sabato 9 corsa dei cavalli mezzo sangue e il 10 il tradizionale diciamo palio della Stella. Sì, a Sacrofano abbiamo molti spazi culturali, abbiamo una bellissima biblioteca dove si realizzano numerosi eventi, abbiamo ospitato anche delle personalità prestigiose come Dacia Maraini, Henry De Luca, c'è un teatro appena diciamo ristrutturato che dovrà aprire a breve, e poi diciamo che siamo alla fine del periodo estivo e diciamo durante tutta l'estate sono stati realizzati veramente tantissimi eventi, partendo da giugno con la festa della musica, poi la festa del Santo Patrono, a cui insomma teniamo particolarmente perché fa parte della nostra cultura millenaria, a seguire abbiamo avuto il ristorante in piazza con l'estate sacrofanese, poi il palio, e il 17 di settembre, lo anticipo, abbiamo un concerto a lume di candela con le musiche diciamo delle colonne sonore di film del maestro Morricone, che è un progetto che rientra nell'estate dei parchi della regione Lazio, quindi tante iniziative, veramente tante iniziative, veramente. Allora faceva bene il sindaco a dirci orgogliosa. Sindaco, qual è, lei tra l'altro è stata rieletta recentemente, insomma nel mese di maggio, e anche con un
netto distacco nei confronti dei suoi avversari. Non so se il collegamento c'è ancora, vedo che forse il collegamento ha qualche problema. Allora torniamo un attimo da Wanda Braghetta. Tra le varie particolarità di Sacrofano c'è anche il fatto di avere una sorta di, chiamiamolo, turismo spirituale, c'è anche un importante centro spirituale all'interno del vostro comune. Sì, è la Fraterna Domus, che è un centro religioso dove logicamente si realizzano, ci sono anche degli spazi per convegni, eccetera, eccetera, legati comunque alla spiritualità, insomma. E oltre questo, vabbè, poi abbiamo anche è un luogo anche di escursioni, di camminate, di passeggiate a cavallo, perché abbiamo, come ecco, visto nel filmato, diciamo siamo il polmone verde prima della città di Roma sulla Flaminia, quindi insomma abbiamo tanto da vedere, tanto da scoprire, ecco, sia dal punto di vista ambientale che storico, archeologico. E tra l'altro siete, chi non sa dove è ubicato Sacrofano, siete vicinissimi a Roma, da Roma Nord si riesce in una decina di minuti ad arrivare a Sacrofano. Noi siamo a 20 minuti diciamo da Ponte Milvio, quindi sì, vicinissimi, è il primo paese della città metropolitana di Roma sulla Flaminia, insomma. Sì, quindi un paese con una ricchissima storia, con una ricchissima cultura, con molto verde e anche con una vicinanza e una facilità di collegamenti nei confronti della capitale. Tutti i motivi per andare a visitare Sacrofano, oltre al motivo che abbiamo detto poco fa, cioè che proprio in questo fine settimana, il 9 con la corsa dei cavalli e il 10 con il palio della stella, ci saranno degli eventi e se non sbaglio ci sarà anche una sorta di cena delle contrade, non so se è aperta anche ai turisti o se è soltanto per chi vive nella contrada. La cena, sì, ci sarà la cena delle contrade venerdì sera, logicamente è per i contradaioli, però insomma ospitiamo molto piacevolmente anche gli ospiti, quindi non c'è problema. Ogni contrada la realizza nel proprio quartiere, diciamo, in varie zone, insomma, no? Perché una serie di tradizioni simili a quelle del Palio di Siena. Continueremo a parlarne fra poco, subito dopo qualche istante di pubblicità. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. Ben ritrovati su Polis, il racconto dei territori. Oggi stiamo parlando di Sacrofano, un paese a pochi chilometri a nord di Roma e un paese in cui il prossimo weekend ci saranno una serie di eventi, fra cui il momento clou sarà domenica 10 con il Palio della Stella. E di tutto questo stiamo parlando in collegamento con il comune di Sacrofano, dove ci sono il sindaco e un assessore che ora vedo insieme adesso. C'è l'unione che fa la forza. A proposito di unione che fa la forza, il vostro paese è uno dei tanti piccoli paesi in cui spesso c'è un'unione anche fra apparentemente opposti schieramenti politici. Cioè, quello che sto notando grazie a questa trasmissione è che spesso nei paesi come il vostro, ma non soltanto il vostro, c'è un interesse per quelle che sono le concrete necessità dei cittadini e del territorio che va oltre gli schieramenti. È stato bravissimo a dire che siamo una coalizione civica, siamo una lista civica e nei piccoli centri come Sacrofano poi quello che conta sopra ogni schieramento è la competenza delle persone, la volontà di mettersi in gioco, di rimboccarsi le maniche e di cercare di fare di tutto per il bene del proprio paese. Ecco, è quello che succede quotidianamente, come ci vede insieme adesso, perché poi quando c'è una difficoltà l'unione fa la forza e ci siamo uniti e speriamo di rendere Sacrofano migliore.
Allora, Sindaco Nicolini, lei è sindaco dal 2018, riconfermato poi a maggio di quest'anno. Qual è la cosa che le ha dato più gioia in questi 5 anni? Il suo fiore all'occhiello, chiamiamolo così. Guardi, sicuramente sono stati 5 anni difficili come per tutto il mondo, perché abbiamo vissuto il Covid e quindi non è stato facile da quel lato né affrontare, diciamo, i primi malati, le prime malattie, le prime prescrizioni che ancora non si conoscevano, e soprattutto poi sono state fermate tante nostre attività. Però, ed ecco la grande soddisfazione, ciononostante siamo riusciti a cambiare il volto di Sacrofano, creando dei luoghi di aggregazione che prima non c'erano. Sentivo l'assessore prima parlare della biblioteca, del teatro comunale, ci tengo a dire anche un centro sportivo su cui, insomma, stiamo lavorando già da un paio d'anni, che richiederà almeno un altro anno, ma che poi vedrà l'impianto del paese completamente rinnovato, con un bellissimo campo all'avanguardia di calcio, di rugby, e una piscina e un campo polivalente. Quindi ne vado veramente orgogliosa, ne andiamo orgogliosi, perché io dico sempre che il lavoro di squadra vince. E ha assolutamente ragione. A proposito di squadra, a proposito di campo sportivo, mi viene in mente una sorta di leggenda che in realtà ha delle radici nella concretezza di ciò che è accaduto qualche anno fa, e di cui Sacrofano va orgoglioso, cioè di un giocatore campione del mondo, 2 volte campione del mondo, che ha giocato nella squadra di calcio del Sacrofano. Vediamo questa scheda. C'è un paese in provincia di Rio de Janeiro che si chiama Sacrofano. Questa storia potrebbe cominciare così, perché in quel paesino, geograficamente a nord di Roma, nella squadra locale, ha giocato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, un fantasista 2 volte campione del mondo col suo Brasile, di nome Manuel Francisco dos Santos, ma noto in tutto il pianeta col soprannome di Garrincha, il passerotto. È una storia che ha dell'incredibile e che è stata rivelata pochi anni fa da alcuni giornali sportivi, grazie a diverse testimonianze dirette. Ma come è arrivato Garrincha a Sacrofano? Tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, Garrincha era una stella di primissima grandezza. Nato con una malformazione che gli aveva causato una differenza nella lunghezza fra una gamba e l'altra, Garrincha sfruttò questa particolarità e dopo alcune cure riuscì non solo a giocare a calcio, ma a rendersi imprendibile per qualsiasi avversario, grazie alla sua famosa andatura ciondolante. Come in un romanzo, per capire come Garrincha sia arrivato a giocare in una squadra dilettantistica a pochi chilometri da Roma, cherchez la femme. La femme in questione è una stella brasiliana di quegli anni, ballerina, cantante, lei si chiama Elsa Soares. È il 1969 e la carriera di Garrincha sembra volgere ormai al termine. Il ragazzino, nato poverissimo alla periferia di Rio de Janeiro, era arrivato a toccare per 2 volte il tetto del mondo, coi trionfi mondiali del 1958 e del 1962. Maestro, bossa nova. Da 4 anni Garrincha, però, ha lasciato il Botafogo, la squadra con cui è diventato un campione, e si dice vaghi smarrito tra amorazzi fugaci e abuso di alcol, con sulle spalle anche una denuncia penale per un incidente stradale da lui causato. Roma in quegli anni è ancora la città della dolce vita. Elsa Soares la sceglie come sua città d'elezione. Elsa e Garrincha si erano conosciuti in Brasile e quando lei viene scritturata da alcuni night della capitale, lui prova a seguirla e prende casa a Tor Baianica. Per sbarcare il lunario fa da testimonial all'ente del caffè brasiliano.
Il calcio sembra ormai un ricordo lontano, ma anche a Roma i suoi estimatori non mancano. A Roma vive anche un ex calciatore, sia della squadra giallorossa, sia del Botafogo, Dino Da Costa, grande amico di Garrincha. Per farsi le ossa come tecnico, sta allenando proprio il Sacrofano. Lo fa con successo, riuscendo a far promuovere la squadra in prima categoria. È a quel punto che a Dino Da Costa viene in mente di coinvolgere Garrincha, che nel frattempo anche a Roma pare essersi perso fra eccessi alcolici e l'amore un po' troppo burrascoso per Elsa. Tornare a giocare a calcio può essere un modo per ritrovare la strada giusta. Garrincha, che è nato povero e che morirà povero, sa che la principale missione del calcio è proprio quella di regalare qualche momento di allegria ai poveri come lui. E allora accetta l'invito dell'amico e finisce per indossare la maglia del Sacrofano. Il due volte campione del mondo, l'idolo che ha fatto impazzire le difese, che in quel momento, per la critica, divide con Pelé il titolo di più grande calciatore della storia, va dunque a giocare un torneo dilettantistico, portando il Sacrofano al trionfo, in quel di Mignano Montelungo, grazie alla doppietta da lui siglata in finale. Entrambi i gol pare siano stati segnati direttamente da calcio d'angolo. Finito il torneo, a Da Costa non riesce anche il miracolo di scritturare Garrincha per un intero campionato. Garrincha, infatti, è tornato ad attaccarsi alla bottiglia e ad inseguire e a litigare con Elsa nei night romani. Garrincha morirà giovane, a soli 49 anni. Qui riposa in pace colui che fu la gioia del popolo, c'è scritto sulla sua tomba. A Sacrofano è rimasto però il ricordo di quelle partite giocate con la maglia della squadra locale, di quel passerotto che incantava le folle e che qualcuno dice di aver visto giocare in qualche piazzetta del paese, con le porte fatte coi cappotti ammucchiati a terra, insieme ai ragazzini del posto, che in un tempo, in cui il calcio non era ancora così televisivo come oggi, faticavano a riconoscerlo, ma riconoscevano comunque in lui la classe sopraffina. Vederlo giocare, anche nelle piazze di paese, anche nei campi dilettantistici, restava sempre una vera gioia, la gioia del popolo. E allora una storia che sembra uscita da un romanzo, come sembra uscito da un romanzo anche il paese di Sacrofano, e abbiamo ancora con noi il sindaco Patrizia Nicolini e l'assessore Wanda Braghetta. Abbiamo ancora un minuto di tempo. Allora, da tutte e due, prima dall'uno e poi dall'altro, vorrei uno spot per Sacrofano, il motivo per cui, al di là del palio che ci sarà in questo fine settimana, un romano, ma non soltanto un romano, chiunque ci ascolta e che non dovesse conoscere il paese, un motivo per venire a Sacrofano. Comincio io? Allora, mi vengono in mente Cura, Borgo Medievale e Cimino. E invece sentiamo l'assessore. Stato, no, diciamo, conosciuto, no, e famoso come il paese dei ristoranti, quindi del buon cibo e dei cavalli, quindi ribadisco appunto questi due punti fondamentali, ma anche il verde, quindi l'ambiente, la storia, il cibo sicuramente, la enogastronomia e i cavalli, che è un elemento fondamentale di questo paese.
E allora, e proprio di storia, di verde, di cibo, di cavalli soprattutto, e di palio, di questo palio della Stella che ci sarà domenica prossima, parleremo nella prossima parte della nostra trasmissione. Io intanto ringrazio moltissimo il sindaco Patrizia Nicolini e l'assessore Wanda Braghetta, grazie per essere state con noi. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. E allora, fra poco continueremo a parlare del Palio della Stella, il Palio della Stella di Sagrofano, solo qualche istante di pubblicità. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. Ben ritrovati su Polis, oggi una puntata interamente dedicata a Sacrofano, quel comune a pochi chilometri a nord di Roma, un comune nel quale, come abbiamo visto prima, parlando con il sindaco Nicolini e con l'assessore Bravetta, è un comune in cui nei prossimi giorni ci sarà un grande evento, il Palio della Stella. Per parlare di palio, per conoscere meglio i segreti di questo grande evento, di questa grande rievocazione storica, ma anche di questa gara che appassiona tutta quanta la città, abbiamo qui con noi il nuovo ospite di oggi. Ecco, lo vedo inquadrato, Federico Lelli, che del Comitato del Palio è un po' la guida, l'anima, lo spirito. Allora, cos'è il Palio della Stella? Buonasera, sì, beh, io sono il presidente del Comitato delle Contrade, insieme a me ci sono il vicepresidente che è Daniele Iacomussi e il segretario che è Gigi Caricamazza. Il palio per Sagrofano penso sia l'attrazione numero uno praticamente, penso sia l'attrazione più importante a Sagrofano. Il palio praticamente è una giostra medievale che si fa a Sagrofano da 28 anni a questa parte. Si tratta delle contrade divise per settori a Sagrofano. E ogni contrada ha due cavalieri, ciascuno di questi cavalieri devono sfidarsi in un percorso di 165 metri, prendendo con una picca 3 stelle ed un anello. Chi totalizza i punti vince poi il palio messo in fatto dalla contrada che ha vinto l'anno prima. Questa edizione era numero 28. Prima lo facevo nel paese, questioni organizzative, ma più che altro per situazioni un po' legate a ordine pubblico. Ci siamo spostati, siamo andati da in aperta campagna, quindi c'è una pista enorme, bellissima. L'anno scorso c'erano anche tanti bambini che giocavano a calcio mentre c'era il palio, quindi è una cosa bellissima. In più quest'anno, oltre al nostro palio, che diciamo è la rievocazione storica che facciamo da 28 anni, abbiamo inserito la corsa dei cavalli a pelo il sabato. Quindi praticamente faremo una corsa dei cavalli batterie da 3 e ogni cavallo è stato, cioè sarà messo insieme alla contrada. Venerdì sera ci sarà l'estrazione. Ad ogni contrada gli corrisponderà un cavallo, che principalmente i cavalli che vengono per la corsa sono quasi tutti di Siena, quindi sarà una bella bella corsa anche sabato. E poi c'è domenica, c'è il nostro palio, che ormai da 28 anni siamo gli artefici numero uno, penso, a Roma Nord del palio, perché nessuno, tutti ci vogliono copiare, però nessuno poi ci riesce realmente a copiarci. Ecco, questo è il discorso. Avete assolutamente il copyright, ma quindi ci sta dicendo che sabato ci sarà invece una gara con i cavalli del Palio di Siena?
Sì, sabato è altrettanto bello perché quest'anno abbiamo inserito, oltre al nostro palio che c'è la domenica, il sabato ci sarà la prima edizione della corsa al drappo praticamente, come è scritto sul programma, esatto. Il drappo delle contrade. Ogni contrada, il venerdì sera dopo le cene, ci sarà l'estrazione e abbinamento dei cavalli che verranno, ecco, la maggior parte verrà da Siena, cioè, abbiamo qualche cavallo locale, però la maggior parte verrà da Siena. Quindi ogni contrada avrà un cavallo assegnato per quanto riguarda questi cavalli. E il sabato alle 3 ci sarà la corsa dei cavalli a pelo su sempre allo stesso percorso del palio. Sono batterie da 3, sono praticamente 3 batterie da 3, poi ci sarà la finale. Chi vince, vince la prima edizione del drappo delle contrade, che poi l'anno prossimo dovrà fare anche la seconda edizione del palio alla contrada stessa. Ci sarà una cosa bellissima quest'anno, saranno 3 giorni pieni, pieni, pieni di festa, dal venerdì alla domenica praticamente. Quindi ci sta dicendo che si è arricchito ulteriormente il programma di quest'anno rispetto a quello che è stato negli anni scorsi. Ci sta dicendo anche un'altra cosa, che anche questa è una tradizione simile a quella di Siena, cioè i cavalli non sono i cavalli della contrada, ma vengono sorteggiati. No, Quindi praticamente non c'è una favorita. No, noi abbiamo i nostri cavalli che faranno il palio domenica, quelli sono i cavalli dei nostri fantini. E i cavalli per la corsa del drappo invece sono proprio, vengono da Siena, erano sorti, quindi quello è a fortuna chi ha il cavallo migliore poi vince. Per la corsa dei cavalli il sabato sono 510 metri di percorso effettivo, tutto è una mini, ma è tutto quanto dritto il percorso. Invece il palio nostro è il solito palio, 165 metri con 3 stelle ed un anello praticamente. Bene, e il tutto in una vallata che abbiamo visto prima nelle immagini, un posto veramente Meraviglioso. meraviglioso. Ma immagino poi, tra l'altro, che al di là della gara ci sia una partecipazione anche nell'organizzazione, nella creazione dei costumi. Ci diceva che il palio stesso viene in qualche modo realizzato dalle contrade. Considerate che i costumi fatti dalle nostre sono costumi anche di 28 anni fa, vi parlo, che le cucivano addosso alle persone, quindi sono costumi medievali bellissimi che solo noi abbiamo. Sì, praticamente lo fa chi vince, quest'anno si corre la corsa, vince la contrada e la contrada che vince il palio fa il palio per l'anno dopo praticamente, quindi ogni contrada che vince è il palio nuovo. Ma i vestiti sono bellissimi, comunque ci sarà anche un discorso di attrazione, nel senso avremo parecchi truck food che faranno mangiare persone, ci saranno parecchia gente che fa cibo, mercatini medievali, insomma abbiamo arricchito parecchio il campo, lo abbiamo riempito, sono 7 ettari di terreno, non dico tutto ma la maggior parte cerchiamo di occuparlo, ecco ci sarà un bellissimo villaggio medievale fatto dalle nostre contrade più aiutate da altri gruppi storici e comunque ci sarà anche spazio per mangiare, 11 di mattina sia la domenica che il sabato siamo operativi praticamente. Ecco, e dove è possibile vedere il programma completo con gli orari e tutte quante le iniziative che avete organizzato? Ok, allora il programma completo sta sia sul nostro Instagram che è Palio della Stella Sacrofano, oppure sul nostro Facebook, sempre Palio della Stella Sacrofano. Lì troverete tutte le cose scritte che vi ho detto io, poi magari mi sono scordato qualcosa, però è Ecco, quello. e infatti lo stiamo vedendo, si comincia il venerdì con quella che è la cena delle contrade, un'altra tradizione che avete in qualche modo preso dal grande Palio di Siena che io amo particolarmente. Ecco, e tra l'altro però ci diceva che mentre nella gara di sabato i cavalli sono quelli di Siena e vengono sorteggiati, per la gara di domenica invece sono i cavalli delle contrade, perché poi tra l'altro a Sacrofano c'è una grande tradizione, cioè è ricchissima come territorio di maneggi, di scuderie. Sacrofano, guarda, sotto a Sacrofano gli dicevano Sacrofano terra di cavalli, quindi è proprio da anni che è così. Sì, ogni fantino è di Sacrofano, i fantini che corrono il palio sono tutti di Sacrofano e tutti i fantini hanno il proprio cavallo. Quest'anno poi siamo contenti perché abbiamo tantissimi ragazzi che si sono messi in gioco e vengano, insomma, sarà un bel palio, sarà veramente un bel palio anche la domenica, molto molto bello. Allora, abbiamo ancora circa un minuto. E quello che le volevo chiedere è qual è il fantino, diciamo, il più forte, se esiste un fantino in qualche modo favorito? Non si può Del dire perché nostro poi gli altri palio? ci rimangono male. No, vabbè, del nostro palio? Sì, del vostro palio, sì.
Io gli voglio bene a tutti, non posso dirlo perché sennò poi ci rimangono male. Guardi, io sono della contrada Martini, quindi io sono di quella contrada là. Quindi per me i miei sono i Ecco, migliori. quali Ecco. sono i nomi delle contrade? Facciamoli conoscere ai nostri C'è spettatori. contrada Martini, contrada Pedruscheto, contrada Alamosina, contrada Le Valli, contrada Borgo Pinedo, contrada Bicetti e contrada Monti del Casale. Sono sette contrade. Beh, insomma, è una bella sfida. E allora, Tanta roba. appuntamento a Sacrofano a partire da venerdì sera con la cena delle contrade e il sorteggio dei cavalli. Guardi, io dico, il venerdì comunque la cena è aperta a tutti, chiunque voglia venire, perché ogni rincontrata sta sul proprio rione a fare la cena, quindi chiunque voglia è benvenuto. Benissimo, e allora appuntamento per questo grande evento, questi 3 giorni di Sacrofano. Grazie Lelli per essere stato con noi. Grazie a lei, buona serata. E allora, abbiamo parlato moltissimo degli eventi che ci saranno questo weekend a Sacrofano, ma altri eventi ci sono in giro un po' nei vari paesi del Lazio. Andiamo a vedere quali. Sagra della pizza fritta, il 9 settembre a Montopoli di Sabina, Rieti. Rievocazione storica, fino al 10 settembre a Grottaferrata, Roma. Fiumicino Jazz Festival, fino al 10 settembre a Fiumicino, Roma. Palio di San Nicola, fino al 10 settembre a Mentana, Roma. Sagra della Panzanella, dal 9 al 10 settembre, a Paliano, Frosinone. Assaggi di natura, il 9 settembre, a Posta Fibreno, Frosinone. Festa del Salvatore, fino al 10 settembre, a Tivoli, Roma. Equiraduno, il 10 settembre, a Celleno, Viterbo. Sagra del Porcino, fino al 17 settembre, a Rocca Priora. Rieti. Festa di San Clemente, dal 7 al 10 settembre, a Canino, Viterbo. E allora, ovviamente a tutti questi appuntamenti si aggiunge anche il Palio di Sacrofano, venerdì, sabato e domenica 8, 9 e 10 settembre. E di Sacrofano continueremo a parlare fra poco, parleremo di alcuni segreti, di alcuni luoghi magici e misteriosi come il cosiddetto Tempio di Giove Tonante, ma tutto questo fra poco, dopo qualche istante di pubblicità. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. Ben ritrovati su Polis, il racconto dei territori. Oggi stiamo parlando di Sacrofano, un paese immerso nel verde, immerso nel Parco di Veio e proprio dall'ente Parco di Veio ci arrivano queste immagini. Thank you.
Allora, abbiamo visto un paese veramente immerso nel verde, ma in questo verde del Parco di Veio e del Monte Musino ci sono anche dei tesori archeologici nascosti o quantomeno poco conosciuti. E per conoscerli meglio abbiamo un nuovo ospite a cui do il benvenuto. Lei è un'archeologa, grazie di essere qui intanto. Ciao, benvenuta a Paola Serata. Buonasera a tutti. Allora, dicevamo che all'interno di quel bosco meraviglioso che abbiamo visto nelle immagini di prima, ci sono dei tesori. Sul Monte Musino ci sono dei resti archeologici, alcuni di epoca medievale, ma altri molto più antichi, e si parla di un tempio di Giove Tonante. Ecco, già questo nome, Giove Tonante, fa quasi paura. Di che si tratta? Ah, sì, diciamo nell'area archeologica del Monte Musino sono stati rinvenuti alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, dei resti relativi ad un tempio, e la cosa fondamentale è stato il rinvenimento di un'ara che menziona appunto Giove Tonante ed Ercole Musino, quindi lo stesso nome, diciamo, del nostro monte, e l'iscrizione è stata datata tramite i nomi dei consoli intorno alla metà del secondo secolo d.C. E quindi questo è stato un ritrovamento importantissimo. Il problema è che noi vecchiamo molto la vicinanza a Veio, perché la scoperta poi di tutta l'area del sito veiente ha ovviamente focalizzato l'attenzione dei primi archeologi sul sito della grande nemica storica di Roma. E quindi questo ha portato a non approfondire gli studi su questa area archeologica. Noi abbiamo alcune informazioni storiche, fondamentale è quello che ci dice Plinio nelle sue Naturalis Historiae, e cioè la menzione di queste aree muzie o muce che in base proprio alla descrizione topografica che Plinio dà, si potrebbero andare ad identificare proprio con l'area del Monte Musino, che effettivamente da alcuni studi che sono stati fatti sembra essere stato effettivamente organizzato come uno spazio templare ad anelli su tre livelli. E sulla sommità doveva trovarsi appunto questa ara. Però ecco, queste sono, diciamo, le informazioni a livello archeologico che noi possiamo avere. Poi si può andare a fare un approfondimento a livello toponomastico per quanto riguarda questo epiteto attribuito ad Ercole, appunto di Musino, che dovrebbe venire proprio da queste aree muzie, ma la cosa fondamentale è che sicuramente l'area era un'area sacrale già in epoca etrusca, quindi perché quello era territorio veiente, il territorio veiente arrivava fino all'area del Vaticano, tutto l'Ager. Stiamo parlando appunto di questa area all'interno comunque di un polmone verde come il Parco di Veio, che abbiamo visto prima nelle immagini. Parliamo comunque di un'area che, anche se non sbaglio, non sempre, ma comunque è visitabile. Sì, perché è parte appunto del Parco di Veio, e quindi ci sono dei sentieri anche ciclabili. Per chi utilizza la mountain bike, la vetta del Monte Musino è raggiungibile anche a piedi, perché abbiamo fatto anche delle escursioni. So che di tanto in tanto organizzate anche delle visite guidate, se non sbaglio.
state organizzate anche delle visite guidate. Ovviamente si predilige l'autunno, la primavera, non solo per le temperature, ma anche per diciamo, la condizione proprio ambientale, più che altro legata alla fauna e alla flora locale. Quindi autunno e primavera sono i momenti migliori per la visita. L'autunno, eccolo lì, fra pochissimo, quindi è Siamo il momento ideale per andare a vedere la natura del Parco Iveio, il Monte Musino e questi meravigliosi reperti archeologici. C'è un'altra storia legata al paese di Sacrofano, una storia più recente, relativamente più recente, perché parliamo, se non sbaglio, del XVI secolo, del 1500, quando il paese di Sacrofano vide nascere un ghetto, uno dei primi ghetti che furono creati al mondo. Sì, uno dei pochi ghetti che sono ancora riconoscibili al di fuori del ghetto di Roma, che è sicuramente quello più conosciuto sia in Italia che all'estero. Sì, si attesta a partire dal 500 la presenza di una piccola comunità, perché se si visita il borgo medievale, ovviamente era un piccolo borgo e quindi anche lo spazio per le famiglie ebraiche era uno spazio ridotto, quindi parliamo di poche famiglie e sappiamo che queste famiglie arrivano a Sagrofano perché viene concesso dal papato la possibilità di prestare denaro ad usura, che era poi una delle attività che veniva concessa alle comunità ebraiche ovunque, cioè il commercio e il toccare proprio la moneta, il denaro, perché era qualcosa che ai cristiani era fondamentalmente vietato. Il E denaro quindi la comunità. è considerato sterco del demonio in quell'epoca. Esattamente, sì, quindi come qualcosa legata al maligno e quindi non concessa ai cristiani. E quindi la comunità ebraica arriva proprio perché aveva questa possibilità di prestare denaro. E sono attestati almeno sicuramente per un secolo. Poi diciamo che le testimonianze un pochino si arrestano, però sappiamo che la comunità locale faceva capo ad una sinagoga maggiore che si trovava invece a Campagnano. Quindi a Sagrofano è presente il ghetto e c'è anche un altare per la Torah, però era per la piccola comunità locale. Quando le comunità si riunivano insieme, sappiamo che la, diciamo, sinagoga centrale era legata all'abitato di Campagnano. Quindi diciamo che tutta la zona della Cassia era una zona ebraica in quell'epoca. Sì, non abbiamo più la presenza della sinagoga, però è testimoniata, questo sicuramente sì. Ma so che Assolutamente. alcuni resti di questo ghetto sono visibili all'interno del centro storico di Sacrofano. Si vede molto bene la parte dove era presente il portale, le scale di accesso al ghetto, come era strutturato, un po' sia come quello di Roma ma anche quello di Venezia, sviluppavano l'abitato in altezza, non in larghezza, perché avevano uno spazio ben definito. Quindi non si poteva uscire al di fuori di quello spazio e quindi loro cosa facevano? Se dovevano aggiungere delle stanze, le dovevano aggiungere andando in altezza. Certo, quindi diciamo che i grattacieli forse sono nati allora, grazie anche a queste necessità. Allora, io ti ringrazio moltissimo e tienici aggiornate poi in autunno, magari ci risentiremo per sapere quando ci saranno le prossime visite guidate nella zona del Tempio e anche nella zona del Ghetto. Assolutamente, grazie. Grazie a tutti, buonasera.
E allora grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, finisce qui questa puntata di Polis, appuntamento alla prossima settimana, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti.